All'incontro stampa ha spiegato le origini del film, della sceneggiatura e della storia. Volevo sapere una cosa, invece il titolo, Nome di donna, fa pensare a qualcosa di generale, o mi sbaglio? Ecco, volevo sapere come è nato il titolo È un invece. titolo un po' misterioso, Nome di donna, perché, che allude al fatto che Nome di donna è il nome in codice dell'inchiesta che finalmente a un certo punto la magistratura si decide ad aprire su questo fatto che in un primo tempo archiviato, proprio perché manca il nome di una possibile testimone che è la donna da cercare. Lo deve cercare la protagonista Nina per convincerla ad appoggiare la sua denuncia e quindi poi la stessa inchiesta adotterà questo codice per identificarla e quindi questo significa Nome di donna. È un titolo, quando io l'ho letto la prima volta non conoscevo la sceneggiatura, quindi non sapevo la giustificazione di questo titolo, che però mi sembrava suggestivo, apre a tante possibilità. E a me piacciono i titoli che non identificano, che non dichiarano chiaramente, che non pronunciano il tema del film, ma così aprono la strada a tante possibilità. Un'altra domanda, rispetto al suo cinema, che è sempre stato molto forte, anche coi toni molto accesi, direi in un certo senso verbalmente violento, penso, dai 100 passi a Romanzo di una strage, ma in generale, invece questo film ha un tono più, strisciante, un pochettino più, dico, non dico. E volevo sapere, è proprio per la tematica che tratta, ovvero gli abusi sessuali e la difficoltà di denunciare questi abusi sessuali? Ho trovato questo tono diverso dal suo solito. Ogni film, ogni racconto reclama il suo stile, il suo tono, il modo di raccontarlo. Se si fosse trattato per esempio di uno stupro, ecco, quindi di una violenza conclamata, probabilmente anche la reazione della protagonista, del mondo intorno sarebbe stata diversa, sarebbe stata più determinata, più reattiva, più aggressiva, diciamo così, ma siccome qui si parla di qualcosa che è molto sfumato, che non ha una definizione così netta e precisa, la molestia, che è qualcosa che spesso all'inizio la stessa vittima non vuole nemmeno ammettere, nemmeno riconoscere, nemmeno dichiarare, allora anche il film non può essere ad alta voce. Perché è la storia di qualcuno che prende lentamente coscienza, prova a parlarne con altre donne che sa che hanno subito lo stesso trattamento, ne riceve non solidarietà immediata, non sdegno, non indignazione, ma semmai indifferenza, paura, addirittura ostilità. E quindi un po' il carattere del film è un carattere più poetico, che d'altra parte non è un modo che mi è estraneo, perché alcuni film appunto chiedono di parlare ad alta voce, in piedi ad alta voce, altri seduti in modo più colloquiale, ma nel film ci sono anche dei momenti di grande forza, non solo nella scena della molestia, ma anche quando Nina va dalle sue amiche che sanno che non l'hanno messa in allarme nel tribunale, ci sono dei momenti di grande forza, di grande rottura. E l'ultima domanda che le faccio, una sensazione che ho avuto nel film è che oltre a parlare di denuncia di molestia sessuale sul luogo di lavoro, in realtà lei si concentra anche sulla responsabilità delle persone che stanno attorno a, in questo caso, al capo della casa di riposo. Penso al personaggio, ad esempio, interpretato da Bebo Storti. Tra l'altro, bellissima interpretazione, bellissimo personaggio. E ho visto che anche lui è responsabile perché sa, ma è omertoso. E le chiedevo proprio questa cosa, cioè il film non è solo concentrato sul discorso della responsabilità
abuso sul posto di lavoro, ma anche di come le persone che stanno attorno sono in qualche modo colpevoli. Sì, il film cerca di spiegare, oltre al fatto in sé, anche come mai il fatto in sé resta coperto così a lungo, gode di una sorta di impunità, di perdono sociale, di ammissibilità, e quindi racconta anche di come sia difficile sfidarlo proprio per questa ragione. Spesso il molestatore crede di esercitare un diritto, non di fare qualcosa, di varcare un limite, di fare qualcosa che non si deve fare, perché c'è una sorta di tacito consenso intorno che gli dice, boh, insomma, che sarà mai, la peggio ti dice di no, insomma, provarci è lecito, insomma, tutta quella cattiva letteratura goliardica che circonda il fenomeno e che il film vuole raccontare. Per questo anche la responsabilità morale di chi copre, di chi tace, che vale giuridicamente anche nei delitti gravi, insomma, il favoreggiamento è un reato grave, non dico quanto fare l'atto criminale, ma insomma coprirlo è molto grave. Grazie. Prego.